non fottere il mio squalo. Dacci oggi, ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo sulla pista di Franciacorta in occasione delle prove per l'ultima gara del kart sport, la finale. Andremo a provare il setup, il motore e se sarà necessario faremo delle modifiche per migliorare il più possibile in vista della qualifica della gara. Come avrete visto dal titolo non è stata proprio una giornata bella, anzi è stata una giornata in pista un po' così, però vedrete tutto all'interno del video, quindi non perdiamo tempo ed entriamo subito in pista. Ok, siamo pronti ad entrare in pista. Andiamo tranquilli perché è la prima sessione e abbiamo tutta la giornata e tutto il tempo possibile per tirare e migliorare i tempi, l'assetto e il motore. Quindi stiamo tranquilli, non facciamo cazzate. Ok, ci siamo. Finalmente si entra in pista per la prima sessione. Come vi ho già detto, dobbiamo stare tranquilli e attentissimi. E soprattutto dobbiamo riprendere confidenza con la pista perché è da tantissimo che non ci giro. Dai, abbiamo fatto una curva e già ti spegni e non vai più. Che due coglioni. È una macchina da guerra questo coccodrillo! Ok, come avete visto la prima sessione è andata così. Il kart si è spento subito e quindi mi sono dovuto fermare in una via di fuga. Adesso entriamo in pista per la seconda sessione e cerchiamo di fare quello che dovevamo fare nella prima, cioè riprendere confidenza con il mezzo e con la pista e cercare di iniziare a mettere a posto tutto il telaio, il motore e queste cose più basiche. Ok, siamo pronti a tornare in pista, andiamo dentro e facciamo quello che dovevamo fare prima. Mamma mia, che traffico che c'è, è impossibile guidare. C'è veramente tanto traffico e bisogna stare attentissimi oggi in pista. Ho notato che sto anche avendo problemi alla valvola sul radiatore, che mi spara le temperature troppo in alto, quindi è rischioso girare. Rientriamo ai box e chiediamo a Massimo se c'è qualcosa che si può fare per risolvere questo problema. Niente, il problema dobbiamo risolverlo dopo ai box con tranquillità. Adesso cerchiamo di fare qualche giro con l'acqua così. Anche se è un po' altine siamo a rischio, quindi guardiamo le temperature e stiamo attenti. Mamma mia quanto scivola la pista, saranno le gomme fredde ma sto scivolando tantissimo. Ok, la sessione è finita, torniamo ai box. Ok, abbiamo concluso la seconda sessione. Sono riuscito a fare solamente 3 o 4 giri lanciati, però vabbè. Ho avuto problemi con la valvola, quindi anche questa sessione non è stata proprio al top. Adesso abbiamo ancora qualche altra sessione prima della qualifica, quindi torniamo in pista e cerchiamo di metterci a posto. Ok, siamo di nuovo in pista. Adesso svegliamoci un po' fuori e cerchiamo di girare bene, scaldar bene le gomme e poi tirare a bomba. Vi lascio qualche giro. Che fatica assurda che sto facendo a guidare. Non mi trovo proprio col kart oggi. Scivola tantissimo, non sta giù in tutte le fasi di guida e niente. Dovremmo guidare così almeno per questa sessione, poi rientreremo e vedremo se è un problema di setup o di gomme. Rientro ai box perché non riesco a guidare, sono troppo deconcentrato, troppi pensieri per la testa e così non posso andare perché rischierei solo di far cazzate. Quindi torno ai box.
ma quello lì è un kart? È Bettoni? Ah, che cazzo è successo? Credo abbia grippato visto la posizione in cui è. In questa sessione stavo facendo davvero una fatica assurda a guidare. Ero deconcentrato e non riuscivo proprio a girare al top e a girare sempre sullo stesso ritmo. Quindi ho preferito rientrare ai box per non fare cazzate. Adesso mettiamoci a posto di testa e la prossima sessione andiamo in pista e cerchiamo di tirare fuori il meglio di noi. C'è ancora tanto traffico e le gomme sono ancora fredde, quindi questi primi giri stiamo tranquilli e non facciamo stronzate. Ok, adesso le gomme sono abbastanza calde, quindi iniziamo a martellare. Concentrazione, ritmo e soprattutto velocità. Niente, oggi proprio non è giornata. Sono ancora molto deconcentrato e non riesco a trovare il ritmo, non riesco a trovare proprio la concentrazione per staccare al momento giusto, aprire il gas al momento giusto. Quindi è inutile girare e usurare il motore dentro my box e parliamo con il meccanico e diciamogli che oggi non riesco. Ah, dimenticavo! E come se non bastasse, in quest'ultima sessione qua mi si è rotto pure un prigioniero del mozzo, quindi stavo per perdere la ruota. Oggi proprio doveva andare così, cioè in pratica non dovevo girare, oggi era meglio. Comunque vi direi che questo video finisce qua. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace e commentate anche per farmi sapere che cosa vi è piaciuto del video, che cosa posso migliorare. Andate anche a seguirmi su Instagram. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!